La Candela Verde rappresenta il futuro e quest'anno è dedicata a Valeria Solesin, alla memoria della studentessa uccisa al Bataclan durante gli attentati di Parigi del 13 novembre. La FIDAP ha intitolato anche una borsa di studio. Le altre candele simboleggiano l'internazionale, l'Italia, le federazioni e i membri individuali associati. La sezione FIDAP Foggia Capitanata, varata solo a febbraio e presieduta da Angela Maria Fiore, celebra per la prima volta la cerimonia delle candele. Conta già 26 soci, 15 sono le fondatrici, 11 le nuove fidapine, e la cerimonia sancisce anche il loro ingresso ufficiale. Vice Patrizia Lusi, tesoriera Angela Dalicco e segretaria Rita Maselli. A comporre la FIDAP sono donne provenienti dal mondo delle arti e delle professioni, imprenditrici. L'acronimo sta per Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari. È tornata in città per l'occasione la presidente nazionale Pia Petrucci, con lei il presidente del distretto sud-est Fiammetta Perrone e la madrina della sezione, presidente di Terlizzi, Benedetta Giurato. In tutto il mondo, nello stesso periodo dell'anno, le sezioni FIDAPA celebrano le ambizioni e gli sforzi delle donne impegnate nell'associazione. C'erano anche le istituzioni, rappresentate dall'assessore alla cultura del comune di Foggia, Anna Paola Giuliani, dalla presidente della consulta delle pari opportunità, Ilaria Mari, ed Antonietta Colasanto, consigliera di parità della provincia di Foggia. Il piano di quest'anno prevede la valorizzazione dei talenti femminili e la FIDAPA Foggia Capitanata ci sta già lavorando.